prontissimi con i nostri primi ospiti, giusto? Siamo rientrate, sì, è un grande piacere averli perché parliamo di uno spettacolo molto particolare, si chiama Dive. E abbiamo il regista in onda, in collegamento con noi, il regista Mariano Lamberti. E nel cast, ed è un piacere averlo insieme a noi, Mariano Gallo, alias Priscilla. Buon pomeriggio! Eccoli qui! Buon pomeriggio! Ciao! Ciao. Buon pomeriggio a tutti e due, Mariano! Ciao! Oggi avete Mariano al quadrato. Mariano al quadrato, che bello avervi. Allora, ovviamente grazie di essere con noi. Mariano Lamberti torna a trovarci a Radio Roma ed è un piacere avere Mariano Gallo alias Priscilla, quindi notissimo attore, performer, un volto internazionale. Parliamo di uno spettacolo molto particolare, in un ambiente, un'atmosfera particolarissima, adesso entreremo nel dettaglio. Dive, da venerdì 15 a mercoledì 20 aprile al Teatro Marconi di Roma. È un'ambientazione molto particolare perché diciamo che arriva dagli anni 30, il testo è un'opera teatrale, ricordiamo, di Roberta Calandra, che tu Mariano Lamberti, regista, hai trasportato negli anni 80. Intanto entriamo un pochino nell'atmosfera di un periodo particolarissimo di Hollywood. Chi vuole che inizio io, Lamberti o il Gallo? E iniziamo da te per la regia e poi andiamo subito a Mariano. Allora, il testo di Roberta Calandra, il testo era molto ben documentato e anche abbastanza inedito sulle vite private di alcuni colossi dell'immaginario cinematografico degli anni 30, che erano Greta Garbo e Marlene Dietrich. Noi conosciamo quasi praticamente tutto delle loro storie, delle loro opere cinematografiche, ma poco sapevamo, perché era da poco uscito questo libro di Mercedes De Acosta, che ha avuto entrambe come avanti, sia Marlene che Greta, sulle loro vite private, vizi e virtù. Quindi diciamo è abbastanza inedito lo spettacolo, perché oltre a parlare della loro vita privata e anche pubblica, diciamo come artista, parla anche di alcuni aspetti che forse la gente qualcosa si sapeva della bisessualità della Garbo e anche della, diciamo, del polimorfismo, diciamo, della Dietrich, ma qui si parla proprio di vere e proprie storie, liaison, addirittura un triangolo saffico tra Marlene Dietrich, Greta Garbo e questa Mercedes De Acosta, che fa da collante alle due dive. Mercedes De Acosta era una brillante scrittrice e sceneggiatrice, sì, di Hollywood di quegli anni, personaggio molto in voga all'epoca. E a completare questo terzetto c'è Mariano Gallo, che fa Cecil Beaton, sì, il mitologico Cecil Beaton. Un famosissimo fotografo, era il fotografo di Vogue. Sì, e delle dive, praticamente lui ha immortalato la Garbo e la Dietrich, sì, nelle poste che noi conosciamo, che sono rimaste a noi, tramite lui. Mariano fa un particolarissimo Cecil Beaton, ma quello ve lo dirà lui, insomma, ecco, non mi dilungo. Mariano, diciamolo, sì. Ecco, no, volevamo sentire anche Mariano. Mariano Gallo, intanto ti stai truccando, meraviglioso. Tu sei notissimo come Priscilla, sei un personaggio, un performer internazionale. Qui interpreti, giustamente, come ricordava Mariano Lamberti, il fotografo Cecil Beaton, che era un personaggio particolare, sì. Beaton, e è diventato poi il fotografo delle dive e di Vogue. Come ti sei calato nel ruolo? E poi un'altra domanda. Uno spettacolo di libertà, tutto, possiamo dire, di libertà assoluta, di condivisione e libertà. Questa è la definizione più bella che sia stata data fino ad ora a questo spettacolo, quindi grazie. Allora, io praticamente ho deciso di truccarmi durante questa chiacchierata con voi proprio per farvi entrare nell'atmosfera dello spettacolo. Non ci sarà Priscilla in questo spettacolo, ma c'è Mariano Gallo che interpreta un personaggio. Certo. Ora, abbiamo prestato al personaggio Cecil Beaton un po' della stravaganza di Priscilla e un po' della tranquillità di Mariano. Quindi io sto scrutando, sto conoscendo uno spazio nuovo che non avevo mai conosciuto prima, questa via di mezzo tra Mariano e Priscilla, questo limbo, diciamo. Quindi per me è un'esperienza assolutamente nuova, entusiasmante, stimolante. Mariano Lamberti è un regista visionario che pazzo, oh, e ci sta facendo toccare delle corde nostre da attori veramente profonde. Ma la cosa più bella è: perché c'è Mariano Priscilla che fa la drag in questo spettacolo? Che c'entra la drag con gli anni 30, con le dive?
perché le drag si sono sempre rifatte allo stile delle dive, no? Queste dive che sul grande schermo presentano questi personaggi inarrivabili, quasi da un altro pianeta. È un po' quello che fanno le drag queen quando vanno sul palco e si esibiscono, cercano di trasportare il pubblico in un'altra dimensione. La cosa particolare di questo spettacolo è che ci sono dei riferimenti molto forti agli anni Ottanta, alle ballroom, ovvero al voguing, che è questo stile di vita e di danza molto forte negli anni Ottanta, che oggi è di nuovo in voga, per fortuna. Perché questo? Perché chi balla il voguing si rifà proprio alle pose plastiche delle dive degli anni 30. Ricordiamo Madonna, che ha sdoganato con Vogue negli anni 90, appunto, esatto, il celeberrimo ballo. E quindi ci si rifà, esatto, alle dive degli anni 30, però c'è una trasposizione negli anni 80. Perché questa scelta? Lo chiediamo a Mariano. Mariano Lamberti. Ma allora, Mariano ha già spiegato benissimo il perché di questa scelta registica, perché io credo che quello che è stato il vertice della, diciamo, dell'arte di queste dive degli anni 30, il divismo è nato negli anni 30, e Marlene Dietrich e Greta Garbo hanno rappresentato il massimo di questa espressione artistica. Negli anni 80 si sono riprese quella plasticità, quelle pose, addirittura mischiandole al linguaggio dei geroglifici, più alla street dance, per farne un ballo molto, diciamo, molto originale, proprio della comunità LGBT. Quindi, diciamo, a me sembrava doveroso, se avessi dovuto appunto fare una, come dire, una reinterpretazione di quello che erano le pose plastiche del divismo, non potevo che ispirarmi alle ballroom degli anni Ottanta. Quindi, diciamo, però c'è un motivo in più. Lo spettacolo è uno spettacolo su donne straordinarie, ma anche da una vita privata molto sofferta e molto nascosta, nonostante loro abbiano comunque imposto un modello di fluidità sessuale fuori, dentro lo schermo. Sono famosi i baci sullo schermo di Greta Garbo e di Marlene Dietrich ad altre donne, ma nelle loro vite private hanno avuto una omosessualità, se non bisessualità, molto tormentata e molto nascosta. Forse la Dietrich un po' meno, la Garbo sicuramente, e ne ha sofferto moltissimo. Negli anni Ottanta succedeva qualcosa di simile, nel senso che dilagava l'AIDS, la violenza nelle strade era totale, la comunità LGBT non era ben vista per questo dilagare dell'AIDS, e quindi si rifugiavano in queste ballroom per proteggersi dalla violenza esterna. Ora io credo che sia un tema molto scomodo quello del coming out, ancora certo, oggi, anche se è superato, però all'epoca era veramente motivo di persecuzione. C'era proprio una censura, era proprio applicata una censura. Di cui noi ne parliamo abbastanza nello spettacolo, ma diciamo che io credo che sia, lo spettacolo poi alla fine parla di tante cose, ma credo che ci sia un nucleo fondamentale che unisce tutte queste storie, cioè che cos'è la felicità? Nel senso, questi personaggi hanno raggiunto vertici nella loro arte, sia il fotografo Beaton, che le attrici, che la sceneggiatrice, livelli altissimi, ma con vissuti molto infelici, proprio a causa di questa, diciamo, non poter esprimere la propria omosessualità o comunque la propria identità sessuale in maniera libera. E quindi ci si chiede, no, quel successo, quella gloria, poi nel caso della Garbo si ritirò, la candela si è poi un privato massacrato, nascosto e divorato da infelicità, depressione, alcolismo, eccetera, eccetera. Quindi un po' alla fine lo spettacolo ti lascia questa domanda: che cos'è la felicità e che prezzo bisogna pagare? E quale prezzo bisogna pagare? Prima di salutarci volevo un flash anche da Mariano Gallo. Abbiamo parlato di drag. Drag è un'accezione, vuol dire tante cose, non è solo spettacolo, Mariano, è attivismo, è politica, è tanto altro. Guarda, mi fai una domanda fantastica. Io in questo momento sono a Perugia e mi sto preparando per partecipare al Festival Internazionale del Giornalismo. Vado a discutere proprio di femminismo. Che cos'è il femminismo? Il femminismo è di tutti e per tutti. Certo. Per me una drag non deve essere solo intrattenimento, divertimento, ma deve sempre approfittare dell'opportunità di stare su un palco per lanciare un messaggio di inclusività e di libertà. Per me drag è politica. Sono un uomo con una parrucca, certo, che si mette i tacchi. Sto andando contro tutti gli stereotipi del maschilismo. Quindi più di questo... Più di questo, infatti. Io vogliamo ringraziarvi intanto e ricordiamo, allora, la prima ci sarà venerdì 15 fino a mercoledì. Volevo ricordare, sì,
volevo ricordare il cast. Abbiamo un cast straordinario. Assolutamente. Marit Nissen che interpreta Marlene Dietrich, Caterina Gramaglia che interpreta Mercedes De Acosta e Tiziana Sensi che interpreta Greta Garbo. E poi ci sono io che interpreto Cecil Beaton con la regia appunto di Mariano Lamberti fino a mercoledì 20, ricordiamo da venerdì 15 al 20 al Teatro Marconi di Roma. E che dire, viva il teatro, viva voi, viva Dive. Grazie, vi aspettiamo soprattutto a teatro. Grazie a voi. Passate una buona Pasqua, ma a teatro. A teatro, assolutamente. Grazie Mariano Lamberti, grazie Mariano Gallo. A presto e viva il teatro, viva voi. Grazie mille, arrivederci. Ciao.